Ciao torinesi, abbiamo deciso di festeggiare la primavera e di raccontarvi in meno di 3 minuti i principali appuntamenti sportivi in programma a Torino e dintorni da sabato 16 a domenica 24 aprile direttamente dal fiume Po. Io sono Tatiana e questa è Sport Torino TV. Cominciamo da un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti di kickboxing, Thai box, MMA e savate, perché sabato 16 aprile arriva per la prima volta a Torino al Palalpi Tour Octagon. Sarà una 21esima edizione indimenticabile perché per la prima volta lo show di Octagon si unirà a uno dei marchi più rinomati nel panorama mondiale di MMA, il Bellator, da Giorgio Petrosian, Alessio Sacara a tanti altri, mancate solo voi. Proseguiamo con l'Italian Softball League. Nella terza giornata, presso il centro sportivo Fantona alla Loggia, le padrone di casa sfideranno Saronno Softball alle ore 18. Continuiamo con il tennis. Per il secondo anno consecutivo, l'ATP Challenger di Torino andrà in scena al Monviso Sporting Club, in corso alla Mano 25 a Grugliasco, e sarà organizzato dall'Ace Tennis Center. La manifestazione si concluderà il 24 aprile, non mancate. E adesso tocca al basket con la Serie A1 maschile. I gialloblu hanno bisogno di voi. Domenica 17 aprile, 28esima giornata di campionato, alle ore 18:15 non mancate al Palaruffini per la sfida tra Auxilium Custorino ed Enel Brindisi. E per chi non potesse assistere alla partita, non dimenticatevi la diretta di Sport Torino alla radio, un programma in collaborazione con Radio Macboon. Passiamo adesso all'Italian Football League. Nella sesta giornata i Giaguari Torino sfideranno i Giants Bolzano, appuntamento per sabato 23 aprile 2016 alle ore 21 allo stadio Primo Nebbiolo di Torino. Concludiamo con il rugby femminile. Domenica 24 aprile, la 15esima giornata di Serie A1 femminile al Campo Angelo Albonico di Grugliasco. Le ragazze del Custorino affronteranno Colorno Rugby. L'ingresso è gratuito. E anche per questa volta è tutto. Come sempre tutti i link citati li trovate nella descrizione del video qui sotto. Noi vi diamo appuntamento alla prossima puntata. Nel frattempo, per scoprire dove praticare sport a Torino e per leggere tutte le notizie sullo sport torinese, vi invitiamo come sempre a visitare il nostro sito sporttorino.com. Ciao!